rimarcare in aree di bestiame il governo e la siccità danno il senso, appunto, guardate esattamente che cosa sta succedendo. Ultima cosa che è un'altra, che secondo me è esattamente perfetta per la scelta di essere qui. Non dimenticare mai la prima piccolissima bugia detta nel nome della verità, la prima minuscola ingiustizia commessa nell'interesse della giustizia, il primo inavvertibile tradimento della morale commesso in nome della moralità delle cose, significano inequivocabilmente l'inizio della fine. Questo per tenerselo sempre in mente. Quando pensiamo di essere nella legalità e facciamo le nostre piccole cose illegali, quando giustifichiamo, ognuno di noi lo fa, cose in nome di un'altra cosa che però è un interesse, e questo è. In treno, quindi. In treno. Signora del treno, di mattina. Sarà aggiustata le cose. Allora, io ho proposto a Silvana di inserire nella biblioteca della legalità Asterix. Lei, infatti, un attimo, forse spiegami bene perché non ho capito. Allora, perché Asterix, Obelix, Panoramix, tutto il resto del mondo di questo personaggio del fumetto? Perché secondo me Asterix è metafora del diritto alla ribellione di fronte alla prepotenza. Riguardavo Martina, come vedi ci ho lavorato pure io, abbiamo una storia, e riguardavo la presentazione nei libri di Asterix, il mondo di Asterix, Asterix, eroe di mille galliche avventure. Poi c'è Obelix, scultore di Menia. Panoramix, venerabile druido del villaggio. Assurancheturix, non riesco mai a dirlo, il bardo, non si sono dimenticati neanche lui, il bardo, quindi lo canta le gesta. E poi c'è il capo della tribù, Abraracurcix, e lo descrivono così: maestoso, coraggioso, permaloso, è un condottiero rispettato dai suoi e temuto dai nemici. Di una sola cosa ha paura, che il cielo gli cada sulla testa. Ma si rassicura ogni sera pensando, un giorno o l'altro accadrà, ma non domani. Quindi è pieno di speranza. Allora, questo è il mondo di Asterix, che funziona, no? C'ha i suoi ruoli, c'è l'eroe, c'è l'amico, c'è il narratore, c'è un capo tribù che ha le sue pecche, però lo descrivono, no? È giusto, eh? Quindi è un mondo pieno di regole. Arrivano i romani e in una delle prime avventure di Asterix, purtroppo non ve le posso proiettare, ma vi invito a rileggere Asterix perché vale la pena. Sono arrivati i romani, poi sono disegnati, come voi sapete, no? Con la loro intorno, le armature, le corazze, ricchi, quelli sono dei villici selvaggi, no? Che ci vuole uno schiocco di vita, si mettono paura e Asterix con le sue lucce in testa saluta Obelix, dice guarda ci mangiamo un cinghiale insieme dopo, e adesso vado un attimo, e arriva davanti ai romani tronfi e po come Bud Spencer li stende tutti e poi torna al campo, dice oggi basta, ho dato una lezione, sto difendendo territorio, indipendenza eccetera eccetera. La cosa carina viene a pagina 2, quando si presentano, non ve li posso far vedere, però ecco, si presentano ammaccati quattro soldati romani davanti al generale, e il generale dice: che vi è successo? Siete stati assaliti da un battaglione? Dice: ma un battaglione proprio. Li fanno parlare in romanesco qua. Si trattava di uno solo.
pure piccoletto, fa il gesto là per quello. E cioè, per Giove ci deve essere un mistero nella forza di questi galli. Intanto Asterix è andato a prendersi il suo cinghiale pronto per l'arrosto. Allora, che c'entra con la legalità? C'entra anche con la scelta, secondo me, perché qui si racconta di un popolo che ha la sua cultura, non è inferiore o superiore a nessuno, stanno lì in pace per fatti loro, arrivano i muscolosi e presuntuosi romani e decidono: adesso siete nostri. E basta uno, torniamo al discorso della scelta, in un puzzle di apparentemente inattaccabile. Ieri parlavamo con Silvana, le cose stanno così, non si può cambiare, che sono le lamentazioni e il senso di impotenza che viene spesso trasmesso, no? Anche Valeria lo diceva ieri sera, che viene spesso trasmesso, cioè vorremmo tanto un mondo migliore, ma abbiamo questo ci sovrasta, non cambieremo mai niente. Asterix è il classico esempio di come cambiano, ma non le cambia da solo, cioè qui ce n'è uno che dice: sono arrivati i muscolosi romani, sono piccoletto, ma io mi ribello. Ma c'è intorno una comunità, questo è un altro aspetto, mi veniva in mente perché il giudice Livatino, come tanti altri, sono stati schiacciati e annientati perché erano soli. Asterix ha dalla sua una comunità, sanno bene che hanno di fronte il più grande esercito del mondo, sanno bene che possono dire no. Lo fa Asterix perché è l'emblema, poi con Panoramix che ti dà la bibita energetica, siamo tranquilli. Ma Asterix è l'emblema della possibilità di dire no a una prepotenza, perché intorno c'è una comunità che lo sostiene. Questo io credo che sia fondamentale per la scelta. Anche nel mio libro il ragazzo che a un certo punto sceglie lo fa perché si sente non più solo, si sente sostenuto da questa ragazza, si sente sostenuto da un altro esempio, sa che non sa se ce la può fare, sa che ci può provare. C'è una poesia che non mi ricordo mai nella sostanza, sono quattro versi, forse per questo non me lo ricordo, però la sostanza è una poesia di un'autrice americana che si chiama Brooke, come ragazzo della via Brooke. E la sintesi è: ditemi dov'è la palude e io vi dirò come si può attraversare se ci provo. Io credo che questo sia la sostanza, ve l'ho detta male, poi la cercherò magari, però la sostanza del pensiero è questa: ho di fronte una palude, una stagnazione come quella che stiamo vivendo noi, con tutti gli addentellati conseguenti. Dov'è? È lì. Io provo a passarlo e poi vi dirò come ci ho provato. E magari arriva un altro e dice: guarda, così non funziona, proviamoci così. Ma proviamoci, perché se rinunciamo a Asterix, baldanzoso e mangiatore di cinghiali, ci prova alla sua maniera, perché siamo nella dimensione del fumetto. Io credo che sia importante il visivo a cui faceva cenno Silvana, è un elemento fondamentale nella costruzione di una rete di riferimento bibliografica, che significano storie e tanti modi di raccontarle. Avere anche una bellissima possibilità di leggere una storia a fumetti che intenzionalmente non vuole parlare di legalità, ma nei fatti ne parla, perché ci sono uomini, c'è un potere, perché l'aspetto nel libro dell'autrice che vi leggeva poco fa, Silvana, è il governo, cioè l'aspetto del potere
che interviene e che interviene male. Siamo sempre sul filo del rasoio, no? C'è la legalità, ma c'è anche un potere che a volte non agisce. Qua c'è un potere prepotente. I romani si comportano come conquistatori. Se facciamo le giuste declinazioni nell'oggi, ci sono tante situazioni in cui ci sono dei romani prepotenti, chiamando fuori i cittadini romani come me, che insomma c'entriamo, ma non c'entriamo poi tanto in queste situazioni. E però questo è emblematico. Io credo che, parlando di legalità a un bambino, leggere Asterix sia una delle cose più belle che si possano fare, perché si ride. Altro aspetto a cui io tengo moltissimo: quando si ha a che fare con un tema così vivo, così importante, ricordarsi che uno dei modi più liberi e più responsabili di pensare alle cose è essere capaci di avere il punto di vista che svela l'ironia, che agisce con l'ironia, che non significa sminuire il problema, significa dare misura all'agire delle persone. Anche Asterix ha un sacco di difetti, Obelix non ne parliamo, sono eroi, non eroi, sono noi, siamo noi. Allora, l'elemento del ridere, che non è lo sghignazzare come spesso passa in televisione, no? Punto di vista ironico aiuta a capire meglio. Per me, per esempio, è fondamentale. Dicevo poco fa a Silvana che sicuramente, ci pensavo stamattina, l'ho scoperto stamattina, il mio libro più aderente al tema del rapporto con la legalità è Il grande albero di Case Basse, che non abbiamo qua, ma non fa niente, è il numero 102. L'ha promesso, l'ha detto in pubblico. Va bene. Perché pensavo a questo libro? Perché si ride in questo libro, ma non è come si dice a Roma: rido per non piangere. No, si ride, anzi a Roma si dice rido per non piangere, è diverso, ma poi dopo vi darò un esempio di toni romaneschi tratti da un mio libro. E allora, cosa racconto in questa storia? Intanto il grande albero di Case Basse già vi dà la misura, no? Case Basse cos'è? Case Basse è un posto di Case Basse dove vivono degli abusivi. Italiani, senegalesi, rumeni, c'è una bella mescolanza. Non ce n'è uno che ci abbia un documento a posto. Queste case basse erano vuote, le hanno occupate. Tanto, no? Dove c'è spazio, mi sistemo. È un posto, come ce ne sono spesso a Roma. Roma è una città, lo dicevo ieri anche alle tue studentesse lì in Accademia, Roma è una città che svela sempre delle possibilità, nel senso che uno gira, sta in centro, c'ha i palazzi alti 10 piani, gira e trova il casale e la campagna. Perché è fatta così Roma? Basta che giri dalla parte giusta e stai in mezzo ai prati. Nelle zone periferiche, per esempio a Casaletto, al Trullo, dove è ambientata peraltro il libro di Rodari La torta in cielo e dove insegnava Maria Luisa Bizzaretti, e questa è un'altra bella storia di scuola, per dirla, di scuola degli anni 70 tra l'altro, spesso ci sono queste casette semi-abbandonate, a bella collina, un albero. E uno dice: come? È quello che è avanzato? No, è l'unico che è cresciuto. Allora, questa comunità ha dei bambini, c'è il bambino filippino, la bimba Gioconda, che è figlia di un rumeno e di una brasiliana, quindi già stiamo nel mezzo, infatti parla un italiano un po' buffo, spesso non parla, c'è una ragazzina
italiana e c'è un bambino africano senegalese che si chiama Suleiman, detto Suleiman Africa perché lui pronuncia con la doppia F, quindi è Suleiman Africa. Sofia la rossa, ci metto sempre qualcuno rosso di capelli nei miei romanzi e l'ho scoperto man mano che li facevo, dico ci ho messo il rosso anche qua. E c'è Gioconda, la cangurina, la chiamano così perché è piccola ma salta sempre gli scalini, che è un gioco che forse avete fatto pure voi da bambini, no? Il fatto di dire due scalini una volta sola, guarda quanto sono brava, Gioconda, la cangurina. E poi c'è Wilson, la lepre, che è il ragazzino filippino che ha la mania di correre, per cui nel libro verrà utilizzata questa sua potenzialità. E i bambini amano molto l'albero, è un grande albero, un albero vecchio, un albero sul quale si radunano, eccetera, eccetera, ma una mattina vedono arrivare, sentono un gran clamore, e vedono arrivare delle ruspe, degli operai che sistemano dei container, e che succede? Ah, siete contenti? Vi facciamo un bel centro commerciale qua vicino, e poi ci facciamo il parcheggio. Commerciale, c'è bisogno del parcheggio, e il parcheggio lo facciamo là, proprio dove c'è l'albero. Ci va, c'è l'albero, e appunto lo vediamo. Intanto, un albero. I bambini rimangono un po' disorientati da questa cosa, però ci tengono all'albero. Allora, no, l'albero è nostro, lo difendiamo. C'è anche un cane che si chiama Cosè, ma non perché sia di origini latinoamericane, si chiama Cosè perché il veterinario quando l'ha visto ha detto Cosè, c'è una mescolanza di razze dentro, per cui lo stesso veterinario è rimasto affascinato da questo esito, è un cane piccolo, molto energico, eppure lui fa parte della comunità mondiale. E i bambini quindi inizialmente dicono no, l'albero è nostro, e anche i genitori dicono no, ma questi adesso che i prepotenti arrivano, vogliono fare, adesso ci pensiamo noi. Non hanno tenuto conto di una cosa, che nessuno di loro è a posto con i documenti, non hanno diritto di stare lì, anzi molti di loro potrebbero anche essere rispediti via. E quindi quando si presentano, c'è un momento di grande euforia perché hanno ricevuto dei fogli di comunicazione che dicono guardate voi dovete tenere conto che qua ci sarà il parcheggio, questo, quest'altro e quest'altro, loro stracciano i documenti, cioè, non esiste più, grande festa insieme ai bambini, sta danza dei coriandoli, poi c'è l'assemblea e arrivano i cattivi, che io non nomino sempre lui, l'altro, quello, quell'altro, perché per i bambini non hanno un nome, sono comunque gli avversari, questi arrivano e, detta in poche parole, dicono cari, che volete fare? Volete tenere l'albero? E allora noi sappiamo che tu sei clandestino, te stai qua che hai occupato la casa, non ce n'è uno che stia a posto, quindi gli adulti si rivolgono ai bambini e dicono l'albero deve morire perché così viviamo noi, perché se gli facciamo togliere l'albero noi possiamo rimanere in queste case a umma, stiamo zitti, succede niente. E i bambini qui sono come Asterix, in questo caso, il gioco legale e illegale, no? Sono legali quelli che arrivano e dicono adesso buttiamo giù l'albero, va a sapere, sono illegali gli altri, ma i bambini decidono che se ne infischiano, non stanno lì. Vogliono salvare l'albero, anche perché sull'albero c'è un nido di parrocchetti, di pappagallini che stanno in cova, quindi Gioconda, la piccolina, sta là che aspetta da sempre, ogni tanto la chiamano, lei sta incantata che guarda, non so se avete mai visto un nido di pappagallini. Roma è colonizzata dai parrocchetti, dai pappagalli, nei parchi di Roma i pini ogni tanto hanno dei gran fagioloni di aghi di pino giganteschi dentro, credo che ci sia l'eccelsior, non ho mai visto, insomma, ho questa sensazione che sono molto grandi, intrecciatissime, c'è un forellino così da cui passano, vanno e vengono, e poi ci sono sti sciami di parrocchetti, che c'è il mio amico Alessandro Ferraro che abita, l'illustratore che abita Ostiense,
e lui sa a che ora arriva il bello, a che ora arriva il gabbiano, a che ora passano i pappagallini. Infatti una volta sono andata da lui, ho visto questo stormo di coloratissimo di pappagallini e lui mi ha detto: allora, questa è l'ora, vanno alla caffarella, che si spostano da un parco all'altro, poi tornano nottetempo, tornano a casa loro. Quindi c'era anche da salvare il nido dei pappagallini, perché questi pappagallini devono nascere, quindi l'arco narrativo dura il tempo della cova. Ho studiato la cova dei pappagallini. Fatto sta che i bambini però non hanno strumenti per reagire e guardano l'albero, che facciamo, che non facciamo, l'albero ha un buco nel tronco, meraviglioso, facciamo parlare l'albero, non ci si mettono, loro ci mettono molti tocchi. E lì comincia un altro pezzo di storia, nel senso che siccome il cane, chi ha un cane o ha avuto un cane sa bene che i cani, soprattutto quando sono cuccioli, vanno masticando qualunque cosa, quindi i bambini recuperano una rice trasmittente che il papà camionista di Gioconda tiene sotto al letto, non sanno bene come muoverla, l'unico che sa cosa fare, cioè masticare il cuoio della copertura, della fodera, è il cane. Ma lo fa mentre la rice trasmittente è accesa e quindi sento un gnaw 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 che viene amplificato nel buco del tronco proprio mentre passa la mamma africana di Suleiman, che ha le sue convinzioni, è un po' panteista, no? E allora sente no 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 no, dice: oddio, l'albero ci sta dicendo che stiamo facendo male. Comincia una specie di effetto Madonnina di Civitavecchia, nel senso che si passa parola, poi insomma la storia va avanti. Allora io credo che questo, anche se io ne ero inconsapevole, lo dichiaro, perché succede, volevo raccontare una storia dove si ride molto, perché anche i dialoghi tra i bambini, queste scoperte, il fatto che la gente vada a parlare con un albero, i ragazzini non sanno che cosa fargli dire, prendono un libro di fiabe africane, Suleiman dice: io ho queste fiabe africane, apre a caso e legge una frase, e quelli che la ascoltano: chissà che mi avrà voluto dire, adesso ci penso, perché ci deve essere tutta una metafora, l'albero che mi parla, eccetera eccetera. Però io credo che in questo mio divertimento, perché mi sono tanto divertita a raccontare fino alla fine di questa storia, c'è anche un magistrato, lo dico perché così sapete, lo dovete leggere, a questo punto lo dovrete leggere, e credo di averci messo il punto interrogativo legato al tema della legalità, perché questi per definizione sono illegali. Suleiman addirittura non esiste, Suleiman non ha diritti, non esiste. A un certo punto i ragazzini parlano tra loro e dicono: ma perché lui corre il rischio? Dice: beh sì, perché lui è nato in Italia come noi. E dice: sì, è nato in Italia come noi, però non è italiano, io sono italiana, il filippino è italiano perché la mamma è... e lui no, perché poi non esistono manco i genitori. Dice: come non esistono? Stanno qua, vivono insieme a noi, eccetera. La vecchietta non esiste, perché arriva l'imprenditore, la guarda e dice: signora mia, l'età sua, cioè non faccia storie, no? Sei una che non conta niente. C'è una comunità di inesistenti che esistono fortissimamente, che trovano intorno all'albero il senso della loro, del loro recupero di dignità e di identità. Case Basse esiste perché c'è l'albero, e l'albero esiste perché c'è Case Basse, ci sono loro dentro quelle case, ma loro non esistono, loro sono fuori legge, ma forse non sono gli unici fuori legge, o forse non sono quelli più fuori legge di altri. Il gioco della legalità, tanto per chiarirvi che non ho le idee chiare, il gioco della legalità è tutto qui. Poi in effetti io mi schiero nella scelta, io ho tutta la parte dei parrucchietti, del cane, senza pedigree, dei ragazzini, senza documenti,
questo è evidente, ma tutto si gioca con un continuo alto e basso di affermazione di chi ha diritti e chi non le ha, non li ha, e i bambini si prendono il diritto, di nuovo Asterix, ma sarà che c'è un vizio un po' di ribellione, di dire no, non ci sta bene questa cosa, che io credo che poi sia l'elemento fondamentale. Tu c'hai Giannino Stoppani per le mani. Allora, hai detto un libro sull'umorismo, hai proprio detto una cosa anche importante, qui ritorniamo. Gianni Rodari parlava di riso civile, per cui non la dimensione appunto del riso sguaiato, ma della possibilità di fare ridere con una modalità che era quella che passava dal sorriso al riso. Ecco, io penso che Bamba, il giornalino di Gian Burrasca, abbia messo dentro anche tutti gli elementi di cui noi abbiamo parlato ora. Ma prima di tutto un elemento che in realtà non abbiamo sottolineato con abbastanza forza, che è il diritto alla verità. Se qualcuno di voi si ricorda le storie di Giannino Stoppani in arte Gian Burrasca, è un ragazzino che in realtà è ricordato per la monelleria, ma nella realtà che ha un'alta idea della verità, un'alta idea che in realtà poi nei fatti diventa sempre un po' difficile da controllare. Ha un alto senso della giustizia, sempre partendo dal fatto del suo senso della giustizia, ma parte dal fatto appunto del fatto di dire no. Lo dice in tante occasioni, e lo ha detto assieme ad altri, e succede questo: evviva evviva, oggi a Desinare si è finalmente cambiato minestra, oggi abbiamo avuto un'eccellente pappa col pomodoro alla quale le 26 bocche del convittore del collegio Pierpaoli hanno rivolto 26 sorrisi. Noi della società segreta ci si guardava ogni tanto con un sorriso diverso dagli altri, perché sapevamo il mistero di questo improvviso cambiamento. Chissà che tragedia sarà successa in cucina. La signora Geltrude girava attorno alla tavola con gli occhi iniettati di sangue, pareva una belva, volgendo lo sguardo qua e là. Per me e per Mario Michelozzi è stata una soddisfazione quella di aver fatto cambiare il regime ai nostri pasti. E ripensando alla nostra audace spedizione, ai pericoli affrontati, mi par d'essere uno degli eroi di quelle imprese gloriose. Anche nelle storie delle nazioni ci sono i popoli che ogni tanto si stancano dover sempre minestra di riso. E allora avvengono le congiure, i complotti, saltano fuori Michelozzi, gli Stoppani, che affrontano i pericoli finché per la loro grande forza non si passa alla pappa col pomodoro. Per cui, ecco, la dimensione del concetto di giustizia, quello del cambiamento, in realtà passa attraverso una scrittura ibere. Non c'è nessuno con la volontà prescrittiva, cioè non è la dimensione, ecco, l'altra cosa della nostra volontà di avere creato una bibliografia di 101 titoli che è stato il contributo di tutti, una dimensione di un confronto, delle varie elementi che, erano, che sono all'interno di questo progetto. Ci sono alcuni libri che portano volutamente nella direzione, cioè che affrontano la tematica della legalità, del diritto, dell'aspetto della mafia, con uno sguardo più attento alla verità. Altri che la utilizzano come pretesto, ma come importante pretesto narrativo, per poter in qualche modo indurre una curiosità, allargare la dimensione della visione, cioè fare sì che le persone non vivano in una dimensione di un perimetro così stretto che gli permette, come la signora del treno di cui parlava Luisa, di vedere solo se stessi in relazione all'idea di diritto, di legalità. E qui dentro c'è la dimensione ironica, divertita, quella più drammatica, quella proprio perché, immaginando che appunto i ragazzini che avremo e avrete di fronte sono ognuno diverso, ecco l'ipotesi di poter dare un assaggio di lettura, di questo tipo di lettura che possa andare in qualche modo nella direzione di tutti. A te, Romanzo. Ah, che gioia.
Allora, no, non mi ammorbo più di tanto. Vi volevo leggere a proposito del discorso dell'ironia, a volte l'ironia è anche aggressiva, violenta. In questo caso, questo libro ambientato a Ostia. Ostia è un quartiere di Roma, è un po' una terra di mezzo, nel senso che c'è la via del mare, è un sogno di bolle per raggiungere il mare di Roma. C'è Ostia, è un quartiere, è uno dei municipi di Roma, ma in realtà ci sono chilometri, si passa prima da Ostia Antica prima di arrivare a Ostia Nuova, e quindi è abbastanza separato. In più Ostia, come forse voi ricordate, è il luogo dove Pasolini è stato ammazzato, ed è stato ammazzato non a caso lì, perché allora, nel 75, come oggi, Ostia era il nucleo centrale dove c'è il molo, è anche un bel posto, e poi si allarga e la parte che va verso la foce del Tevere e verso il nuovo porto è la zona dove negli anni 70 sono stati letteralmente traslocati, anzi deportati, gli abitanti di una zona di baraccopoli che si chiamava comicamente Acquedotto Felice. C'erano le baracche ancora negli anni 70, ma corpose, vennero trasportati lì in alloggi popolari che all'epoca, quando li vennero assegnati, non avevano ancora neanche gli infissi, quindi questa gente è entrata in queste case senza servizi. In più, che gente era? Io conoscevo la baraccopoli dell'Acquedotto Felice semplicemente perché a 15 anni o 16 anni ero molto eroica e andavo a fare il volontariato e mio padre mi era a chiacchiare, cioè, domani mezza ai delinquenti, che era vero perché uscivano dalla galera e andavano nella baracca dell'Acquedotto Felice, quindi c'era una, diciamo, un concentrato dell'università del malaffare, stava tutta sotto l'Acquedotto Felice. E cosa pensano? Li prendiamo e li portiamo al mare, li hanno portati a Ostia, nella zona dimenticata, cioè ancora oggi, anche se c'è l'illuminazione, anche se ci sono le fognature, quella parte lì è proprio l'ultimo lembo possibile, dietro c'è la pineta, più avanti c'è il nuovo porto e poi la foce del Tevere. Zona dove da sempre c'è delinquenza organizzata e dove da circa 10 anni è arrivato il pizzo, è arrivata la camorra, il Tano Grasso, che è stato presidente ed è ancora presidente di un'associazione anti-racket e che ha lavorato anche al Comune di Roma, ha lavorato al Comune di Napoli, anni fa fece una conferenza stampa che i giornali riportarono con molto dettaglio, dicendo: guardate che la camorra sta salendo, quindi Napoli, Fondi, Formia, Gaeta, è arrivata a Roma sul litorale romano e sta attuando quello che all'epoca chiamarono in maniera molto bonaria il racket della sedia a sdraio. Il racket della? Sedia a sdraio. Che sembrava, quando l'ho letto, ho detto: vabbè, Roma diventa tutto comico, cioè negli altri posti c'è il racket e noi abbiamo quello della sedia a sdraio, che non già si immagina, stai comodo, no? Stai sulla sedia a sdraio. In realtà cosa significava? Il litorale romano è stabilimenti, ristoranti, esercizi commerciali in grande quantità, richiesta del pizzo, quindi c'è di fatti una sede di libera a Ostia, cosa che non c'è al centro di Roma, però Ostia c'è, perché c'è comunque un problema. Quindi ho cominciato a leggere qualcosa su questa storia del racket della sedia a sdraio, qualcosa abbastanza preoccupante, perché poi si è estesa, quindi la camorra sta invadendo con richieste di pizzo, intimidazioni, ricatti, eccetera, tutta la fascia del litorale romano sud, ancora al nord. A Fregene non ci sono arrivati, forse non ci arrivano perché ci sono i ricchi a Fregene, però la zona Ostia, Torvaglianica, eccetera, eccetera, è già sotto il mirino
e sottoposta comunque a indagini, investigazioni e controlli. È la zona di Nuova Ostia che vi dicevo, la zona dove Pasolini è stato ucciso. Non è cambiata tanto da quegli anni lì, solo recentemente hanno ripulito il giardino dove c'è il monumento a Pasolini. È la zona della Fiumara che va sott'acqua tutte le volte che il mare si alza, è una zona di abusivismo, è una zona dove i ragazzi spacciano, trovano il meglio del meglio. E io ho ambientato questa storia di Lupo Gentile, che non è gentile, e neanche Lupo all'inizio della storia, è una storia di giovani che sono già dentro la piccola criminalità. Tra di loro c'è un ragazzino, sono giovani. Il protagonista, che sarà Lupo Gentile soltanto alla fine, si chiama Claudio, è l'unico che non ha un soprannome. Gli altri ce l'hanno tutti, c'è il sorcio, per il fatto che ha il muso un po' a punta, la faccia un po' a punta e il naso. C'è Zagaia, il romanesco uno che Zagaia, uno che Balbetta, e Balbetta lo chiamano Zagaia perché Balbetta, e c'è Puzzetta. Ora, il romanesco Puzzetta è sicuramente dispregiativo, ma un dispregiativo conario. Sei una puzzetta, sei lì, non conti niente. In questo caso il mio protagonista, che poi è uno che comincia la storia, lui che racconta, si chiama Rocco in realtà, ha origini nel Lazio del Sud, quindi parla pure un romanesco un po' napoletano, è puzzetta anche perché, oltre che essere il più piccolo di tutti, anche il più lento nel capire, il più fiducioso, è uno che puzza di fritto, perché suo padre ha una friggitoria, quindi quando lui cammina c'ha addosso l'odore del fritto, dei supplì, dei calzoni, del pesce, ma Puzzetta sa tutto dei pesci del mare, ma non perché sia un nuotatore, poverino, manco si tuffa, Puzzetta perché a volte è come dice il palazzo del mare, è basso. Sa tutto dei pesci del mare perché c'ha nel negozio del padre un poster dove sono riportati tutti i pesci del mare. Lui li ha imparati così, ha imparato i nomi, sa come sono fatti, non l'ha mai visto in vita sua, però è diventato un esperto in questo senso e userà questa similitudine per raccontare, per commentare quello che accade nella storia. Però vi dicevo, Puzzetta è anche più ingenuo, diciamo, e anche qui questo è un altro aspetto. Se trasportiamo la legalità all'interno dei rapporti tra i ragazzi, tra le persone, qui io racconto di un gruppo chiuso dove c'è Claudio, che è il leader indiscusso, è il più bello, il più autorevole, e ci sono gli altri, c'è uno in competizione con lui che è Sorcio, poi c'è Zagaia che è quello che è, ma insomma Zagaia non sa bene come destreggiarsi, un momento sta dalla parte di Claudio, un momento dopo dice adesso tengo un buono sorcio, perché sono i due proponenti della situazione, e poi c'è Puzzetta che arriva e porta sempre i supplì, di ruba un po', avanza, dice ho portato i supplì, domani porto i calzoni, cerca di guadagnarsi legittimazione come furiere in qualche modo, no? Li nutre, apprende, cerca di essere integrato nel. Ma all'interno di questo gruppo, siccome il tema trasversale di tutta la storia è veramente l'infamità, non gli risparmiano niente, non gli risparmiano neanche un'ironia da presa in giro, molto amara, che adesso vi leggo. Non abbiate paura, non c'è troppo romanesco, c'è un po' il tono, io adesso ve la leggo come la leggerete un romano. E infatti comincia con "Aò!". Il richiamo di Puzzetta era sempre lo stesso. Perché Puzzetta c'è anche un vocabolario. Quella mattina si sbracciava per richiamare l'attenzione di Claudio e di Ragno. Ah, Ragno è un altro personaggio, si chiama Radu, lo chiamano Ragno perché è un esperto ladro di appartamenti, per cui si arrampica come l'uomo ragno, sdraiati al sole lungo la battigia. Claudio, dopo la solita nuotata, si era sdraiato, i piedi ancora in acqua, gli occhi aperti a guardare le rare nuvole che passavano in cielo. Ragno gli sedeva accanto, accartocciato come un riccio. I sandali di gomma infradito rivelavano piedi delicati, quasi femminei, piccoli. Puzzetta piombò alle spalle dei due lasciandosi andare in una scivolata a piedi uniti. Sollevò un'onda di sabbia e lasciò un segno profondo sulla battigia.
Ah, oh, ripeteva, avevo detto che portavo i calzoni. Ecco, lanciò un braccio al ragno una busta un po' unta. Lui ci ficcò il naso dentro ad annusare l'aroma della pasta fritta. Caldi sono caldi, ne vuoi? Claudio rifiutò con un cenno del capo. E perché no, so freschi, incalzò Puzzetta. Cioè, si corresse, so caldi, appena fatti. Lo so, Puzzetta, ma adesso no, faccio un altro bagno. Claudio si era alzato e con calma affrontava il mare. Si immerse e poi cominciò a nuotare al ritmo, lasciando dietro di sé una scia appena argentata dai raggi del sole. Avanzava con l'eleganza di uno squalo. Sembra che il mare è suo, commentò ammirato Puzzetta. Non è che sembra e basta, è proprio suo, sottolineò Ragno. Che non lo sai? Ha comprato un pezzo di mare, da qui, indicò lo sperone dei frangifrutti, allaggiù. Allargò le braccia a misurare la distanza dalla spiaggia fino al pontile dello stabilimento. Non lo compra nessuno il mare, mormorò scettico Puzzetta. Ah, ok, Claudio, nessuno? Puzzetta scosse la testa. Dicevo che pure Claudio non può, perché non lo vendono il mare, concluse un po' incerto. Questo mare lo vendono, insiste il ragno. Il sorcio prende la spiaggia e Claudio il mare. Puzzetta cominciava a seguirlo con maggiore attenzione. E i soldi? Chi se l'è perso? La buttò là, tentando di ironizzare. La serietà di Ragno lo sconcertava. Suo padre, sentenziò Ragno accendendo una sigaretta, tiene molti soldi nella sua casa e in banca. Tu lo sai, no? Puzzetta lo sapeva che Aldo, il padre di Claudio, soldi ce n'aveva e come. Lo diceva sempre pure papà suo. Ciao, Aldo c'ha le mani d'oro, borbottava, nel senso che dove tocca fa soldi. Puzzetta non l'aveva mica capito bene questo fatto che se uno tocca una cosa poi gli cascano i soldi nelle tasche. I soldi che cascavano li aveva visti solo alle macchinette del bar e scendevano giù i centesimi, qualche euro, ma mica tanto di più. Invece Aldo andava in giro col Mercedes e la moto Thunderbird, che pure Claudio guidava, senza patente che tanto non fermava nessuno. E se lo fermavano, lui, i poliziotti li seminava con quella moto che schizzava come un fulmine. Dove tocca fare i soldi? Avevano i genitori di Claudio un'impresa di traslochi e Puzzetta si era fatto l'idea che a furia di portare in giro armadi, comò e comodini, avevano tirato sul gruzzolo frugando nei cassetti, alla faccia di quelli che traslocavano. Già, perché sua nonna al paese l'anello d'oro e i fogli da 10 e 20 euro se li nascondeva dentro ai cassetti, sotto alle mutande di lana e in mezzo ai pedalini. Calzina. Niente, niente, il padre di Claudio aveva fatto i soldi così e ancora li faceva. E i soldi che trovava se li teneva tutti e non li dava a nessuno, neppure al figlio. Difatti Claudio non l'aiutava mica nei traslochi. Erano pure pochi per quello che poteva vedere Puzzetta, dato che il furgone stava sempre fermo sul lungomare, la scritta traslochi sarà pure sbiadita per via del mare e dell'umidità. E adesso quel mare lì davanti se l'era pure comprato. Allora, il gioco è questo, lui vede Claudio, dice quello spreccia con la moto, non c'ha la patente, ma chi se ne frega, tanto pure se lo fermano, lui dice ma che io mi fermo qua. È anche quella una terra di nessuno, anche quella, se andate oggi a Nuova Ostia, i poliziotti, la macchina della polizia c'è, ma non c'è sulla piazza di Nuova Ostia, dove c'è un magnifico montarozzo che non si capisce perché ci sta, però pare che lo chiamino giardino. Io ancora dopo 30 anni non ho capito come si fa a definire il giardino un coso piantato in mezzo a una piazza, però dice quello è il giardino, si meritano quello, non di più. I poliziotti non ci stanno sulla piazza di Nuova Ostia, stanno all'inizio del tratto di lungomare, stanno là, come si dice a Roma, non si capisce a far che, però stanno lì. Lì è un altro mondo,
lì è un altro mondo. Ma allora, la dimensione di essere un altro, dell'altro mondo, rispetto appunto al rispetto di queste regole, che sono quelle della strada, a Lampedusa i ragazzini spesso girano in motorino senza casco. E qui devo dire, ahimè, un'insegnante alla quale ho detto: ma giro senza casco, dice, ma qui non è come in città, qui ci sono pochi pericoli. Se no, il problema è l'asfalto, se cade si spacca la testa qui come a Bologna, non è quella. E l'altra cosa invece che stupisce è questa: sull'isola di Lampedusa ci sono i carabinieri, c'è la polizia, c'è la guardia costiera, c'è la finanza, adesso c'è il genio civile, c'è la marina, c'è l'aviazione. Non manca nessuno, ma andiamo solo noi. No, andiamo anche noi alla Lampedusa. Ma ecco, nessuno in realtà però si preoccupa, che oggettivamente non è per neanche legato al discorso rispetto della legge, ma per la vita. Cioè, se tu cadi, in realtà ti fai male. Per cui non si riesce mai a capire questo aspetto della dimensione di quella legalità in realtà che si trasferisce sul discorso invece della tutela. Per cui l'aspetto appunto che tu stabilisci una serie di norme nella realtà per la tutela di te stesso. Ecco, fare passare questo è una cosa assolutamente difficilissima, non solo a Lampedusa, era nella dimensione appunto del tempo, della situazione che ho vissuto in questi giorni, probabilmente più forte di altre, della consuetudine, questa di Lampedusa era. Volevo invece leggervi una cosa piccolissima. Viaggio a Lampedusa, ho mandato il motorino, abbiamo chiesto il casco, ma certo. Anzi, sarà guardato con una certa stranita. Volevo anche l'1.5. Allora leggo velocissimamente. Leggo questo perché torno nelle Marche, torno a Porto dei Canati, e anche torno con la lettura di un brevissimo testo di Taran Benjelloun. Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non importa la bellezza o la bruttezza, queste sono cose relative. Ciascun volto è simbolo della vita e tutta la vita merita rispetto. E trattando gli altri con dignità, che si guadagna il rispetto di se stessi. Il rispetto e la dignità erano parole che voi avete messo in questo elenco della legalità. Per cui, in realtà, salutandoci, ricominciando appunto dalla dignità e dal rispetto, probabilmente ognuno di noi può andare avanti in tutte le direzioni. Io vi ringrazio moltissimo e ringrazio buona domenica. Tutti quelli che hanno salutato. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo. Io non aggiungo nulla perché sono convinta che oggi veramente sono molto grata di quello che ci avete fatto sentire, che hanno trasmesso Luisa e Silvana veramente in maniera molto forte ed efficace il potere e della narrazione, il potere del racconto e penso anche il senso della biblioteca della legalità, per cui il valore fondamentale su cui abbiamo discusso queste due mezze giornate insieme, che è quello della libertà e che in un sistema di norme democratico, che è quello che proponiamo nel principio di legalità, non può essere disgiunto dalla responsabilità, viene trasmesso in maniera immediata e diretta attraverso il racconto. Il racconto che possiamo leggere, che ci hanno letto nei loro libri, il racconto che Luisa ci ha fatto delle sue storie, che sembrava di essere lì e di essere un po' un personaggio, un po' un altro, il racconto che vi invitiamo anche a far fare ai ragazzi, alle persone con cui parlate, perché ci arrivi e si assimili questo senso di libertà e accanto ad esso il senso di responsabilità, che forse deve riguardare anche un po' noi, però dobbiamo abituarci alla partecipazione, non solo a educare gli altri alla partecipazione, però anche un pochino rieducare noi alla partecipazione e alla formazione di questa società, così come ci piacerebbe che fosse. Per chi non ha preso dei libri ieri, abbiamo qualche libro che vi potete portare a casa.